irrompe sulle nostre strade come una vera e propria novità, mostrando un design tutto rinnovato, non privo di fascino. Rientra in quei modelli da sogno che ogni automobilista vorrebbe possedere e poter guidare. Stiamo parlando della nuova Mercedes-Benz CLS Shooting Brake, che inaugura di fatto il sottosegmento delle coupé wagon di lusso. In realtà è una coupé a 5 porte, ma assomiglia molto a una lussuosissima station wagon. Si tratta di una sportiva dotata di 5 posti e di un grande portellone di carico, dedicata a chi ama viaggiare nel comfort senza rinunciare alla spaziosità interna. Le proporzioni della nuova CLS Shooting Brake sono sorprendenti, ma del tutto coerenti con una coupé. Il lungo cofano slanciato, i finestrini bassi privi di cornice e il tetto spiovente verso la coda, quasi a voler sottolineare l'indole sportiva dell'auto. Mercedes-Benz con questa seconda generazione di CLS ha fissato parametri di riferimento molto alti in termini di design e di qualità dell'abitacolo, accostando innovativi dettagli e finiture artigianali. La CLS Shooting Brake è disponibile in 5 motorizzazioni, 2 a gasolio e 3 a benzina, dotate di serie del cambio automatico a 7 marce e della funzione Eco Start Stop. Sono inoltre disponibili 2 modelli a trazione integrale, CLS 350 CDI 4MATIC Blue Efficiency e CLS 500 4MATIC Blue Efficiency. CLS Shooting Brake è già oggi ordinabile in tutte le concessionarie Mercedes-Benz, la 250 CDI che farà la parte del leone in Italia parte da 65.000 euro, poi ci piace sottolineare anche la presenza della trazione integrale su 6 cilindri diesel e sull'8 cilindri benzina con soli 2.000 euro di differenza rispetto alla trazione posteriore.